stavo lavorando a Milano, all'aeroporto di Linate, in un box dove promuovevo un enorme telefono. Mi arriva questa telefonata in cui mi dicono buongiorno Sandra, passiamo il maestro Ermanno Olmi. Io non ci avevo mai parlato in vita mia e lui mi dice: salve, insomma io ti vorrei per una parte nel mio film, e se ti va bene domani si fa la prova costumi e dopodomani si gira. Io dico: ah, beh, se lei pensa che si possa fare. La sceneggiatura io non l'ho mai vista, come la maggior parte degli attori, penso persino il protagonista non abbia mai avuto veramente la sua sceneggiatura. Mi davano due foglietti al mattino con le battute che avrei dovuto imparare e nient'altro. Mi preparavano ed era una preparazione lunghissima. E a quel punto mi diceva la scena da fare. Dice: allora tu sei seduta qui, poi ti alzi. Poi mi prendeva le mani sempre mentre mi spiegava sta scena e poi chiudeva gli occhi. Ah, sì, dopo devi andare alla finestra e dire questa cosa. Un'altra cosa bella è che lui girava proprio sempre vecchio stampo con una colonna guida sonora, insomma registrava le battute, le cose, però poi avrebbe doppiato tutto. Lui durante la scena ti guidava. Cioè lui diceva: girati da questa parte, adesso guarda lontano, alzati. Cioè tu eri come un burattino, capito? Che però con la fiducia enorme che uno può avere in un regista come lui, lo facevi. E poi al doppiaggio abbiamo rifatto tutto quanto e anche lì lui mi diceva il tono di una frase e io subito dopo la dicevo. Era sì, un burattinaio. Il primo che mi viene in mente, anche perché parla di un'attrice, è il film di John Cassavetes che si chiama La sera della prima, dove la protagonista è Gina Rowlands, che era la moglie di Cassavetes, e parla di un'attrice in crisi perché ha un'età ed è un film pazzesco. L'altro che mi viene in mente è Frankenstein Junior. Vogliamo parlare, uno è molto colto, l'altro è molto divertente.